E benvenuti in un nuovo Svuota la spesa. Tu, Cristian, ha speso tanto. Felicità. È un po' di felicità, un po' di allegria. Che c'è sta Mamurban? Si dicono questi come Mamurban. Ci stiamo annoiando. Voce del verbo ammurbare. Sì, a Napoli si dice: stai zitta, non si dicono le parolacce. Ui, ma sei nervosa. Pavina. Dei bracci che... è una parola, una, dai! Una... Allora, ecco, la tengo in braccio. Sì! Mi fai cadere! Allora, anche oggi ho fatto la spesa... Che ridi! Che bello! Anche oggi ho fatto la spesa da solo e credetemi, credetemi, non è stato per niente semplice... Non è stato per niente semplice e veramente è stato difficile, perché vi vorrei mostrare che ci sono ben 6 buste. Adesso facciamo così, guarda, facciamo vedere. Aspettate, guardate qua. Ma fai cadere la telecamera, così poi finiamo. Allora, iniziamo. Fa parla. Ci sono ben 6 buste. E vi lascio immaginare sul carrellone a mettere in bustare quella che andava di fretta, ma fatta in ansia. Però più tu... 2 confezioni d'acqua, bensì 2. Perché cazzo, ne stavo una sola? E ho preso tutto in mano, tutto, e l'ho portato a casa. Hai detto che sono 2 le confezioni. Era una sei macchie, perché se riuscivo a salire anche quella confezione di acqua, mi dovevi chiamare... mi dovevi chiamare Hulk. Perché si parte tu uno... Tipo a macchinetta e caffè quando esce Hulk. Allora, vai. Ragazzi, prima cosa i surgelati, sennò si scongela. Prima cosa i surgelati, sennò si scongela. Allora iniziamo dallo schmottim. Allora, Cristian è la capa tosta. Annaggia a me questo cassandino. Guarda, che ci mettiamo, allora, aspettiamoci di spalle. Aspetta, aspetta, che io, perché tu aspetta, Allora innanzitutto prima cosa i nostri piccini di oggi, questa è una crostatina crema e fragolini molto leggera, per molto leggera, dietologa. Dietologa, dietetica. Poi vi vorrei dire la pizza che si prende stasera, ma non è tanto calorica. No, no, è salmone che c'ha sopra. Allora, vedi i bracci che sei troppo basso. Allora, salmone, allora. Allora, si prende una pizza che è la pinza romana, che è con mozzarella, zucchine grigliate, salmone affumicato, ho detto la mozzarella? Sì. Crema di aceto balsamico, funghi, peperoni, scarola. Vabbò, sì. Comunque quella lì fino a... Vabbè, la fai vedere un coso tuo, ecco. Ha detto che non è... Non è, vabbè, ma è una volta a settimana. Allora, ragazzi, i nostri bimbi di me e Francesco. Francesco si è sempre preso quello, il solito, panna e cioccolato. Io invece oggi... Ma c'è la frutta lì. Ho preso con bombolone con crema chantilly. Chantilly. Una fetticciola di kiwi. Una fetticciola di fragolina. E un... che è questo, il lampone? Sì. È un lamponcino. No, è la mora. La mora. Mora. Bella mora. Smettila, sciocco. Sciocchino. Allora, va bene, adesso facciamo così. Allora, aspettate, ragazzi, facciamo vedere. State bene. Vi facciamo vedere. No. Qui, venite. No, qua, ecco qua. Ah, così. Ecco. Così abbiamo il... No, non ci abbiamo niente. Non ti preoccupare. Mo alzo un altro po', se no lui si lamenta perché dice che lui è alto. Vabbè, comunque mettetevi comodi perché questo video durerà intorno ai 48 minuti. Madonna mia, si frottilla. Ma okay. Non è che mi piace tanto sta posizione. Va bene, sta, va sta bene, luce. Non fa niente. Allora, ragazzi, così, iniziamo con i surgelati. Vi facciamo vedere, poi vi sposto un'altra volta. Fai una cosa, apri il freezer. Allora, Cristian ha preso le Bonduelle coccole, queste sono per me. Cioè per me, però le mangiano anche loro, ma sono buonissime. Vai, Cristian. Vai, fai presto adesso. Vai. Filetti di flachessa della Findus. Costano. Ecco. Un altro. E un'altra confezione come quella delle coccole. Ci coccoliamo così. Dai. Poi. E dai, le coccole. Ah, che hai preso? Natura in padella. Che sono? Broccole e patate. Sì, ma dobbiamo spostare la posizione. Broccoli. Tacole.
Sì. E patato, che spettacolo! Non le ho mai mangiate, mi sono piaciute, l'ho viste e l'ho presa. Bravo! Poi, piselli. Piselli. Hai provato il cavolo verza? Sì. Bravo! Prego. Ok, fatto. No, fermati, ce n'è un'altra cosa. No. No. Allora dammi su i cosi. I ghiaccioli. Allora ragazzi, perdonateci, ma io devo cambiare postazione perché qui non stiamo bene, scrivetelo sotto che ho ragione, se no queste poi dove... Allora, noi siamo passati da est, ovest, sud, tra un po' andremo al nord. Allora, sciocco! Allora, mi fa fatica alzare quella busta e io con 15 buste. Allora. Ah, poi gli ho detto, amore, io sto sotto il palazzo, quando hai finito di fare il video su Instagram scendi? No, io sto facendo il video, ancora non l'ho pubblicato neanche perché è arrivato il conte. Il conte è vuoto. Allora ragazze, ha preso le sottilette, aggiungi il sapore, allora, come vuoi. Mettiamo lì la roba che è ben frigo così. Poi, pasta garofalo, le penne. Ottimo. Penne e pennetto. La consiglio questa pasta perché è veramente di alta qualità. Questa è per papà. Ah, questa è per mio suocio, vabbè, gli ha preso il pesto. Papà adora il pesto, sì, e sì, papà. Sì, pesto. Poi, il miele per Muammasel. Muammasel. incominciate. Oh. Cominciate a contare le cose per me, per me. Allora, poi la birra Knusa per il signor Christian. Poi carne macinata perché ragazzi mi è venuta voglia di fare pasta al forno. Ieri ho visto cortesia per gli ospiti, non so chi se lo vede, e la signora aveva fatto la pasta al forno e sinceramente mi è venuta voglia, ci siamo domani pasta al forno, cioè domenica, non domani, sto a dire. Poi infatti io ho fatto prendere anche una melanzana perché c'è pasta e ci avanza. Perché fa e la siamo facciamo. Noi tre. Perché la facciamo con melanzane, provole e polpettine. A proposito, trovate la provola. Ho trovato una specie di provola, ma se o ti arrangi o ti arrangi. Questo è sempre per tuo padre, sempre un altro pesto. Ragazze, il latte per me, per me, per tutti, perché mo lo bevono pure loro. Basta, questa cosa. Sfatiamo questo mito. Poi ha le preso pelate. Le pelati, torrente. Torrente. C'è scritto così. Ehi, torrente. Ah, vabbè, torrette. Torrente. Poi Coca-Cola, se zucchero, zero zuccheri. Perché co? Poi ha preso la cioccolata 74% sapori, no, saper di sapori. È dell'Ecuador. Maronna mia. Ok. La metto qua, io già sto zuccherizzando tutto per un'altra pelata. Poi, un'altra pelata. Bravo. Vabbè, questa la metto brava, qua. Perché tanto qua. Poi, le uova. Ecco così. Che carini. Fa qua qua. Le uova qua, non, qua. Queste sono per noi o per tuo padre? Per noi, no? Lo sono presi. Le buste queste qua da surgelare, ragazzi, devo andare da Ikea, ma no. Un po' triste. Cioè, perché ma se... triste parecchio. Proprio. Ma perché non andavo in Ikea a Perugia, non lo so. Ma poi ho preso, ragazze, yogurt greco per Francesco, magro. Poi, cipolla, aglio. Mi piace sta cosa. Aglio. Poi ha preso per i mio... biscotti della Colus, in forma di cuore. Ma non sono detto se per il mio figlio. Non di lì. Di qua. Mamma mia, stavo disorganizzando. Poi ha preso le lenticchie, queste qua, però le piccoline a vapore. Perché io faccio una grande e una piccola, ragazzuole. Poi, una busta di gita qua. No, vai. Vado? Avanti. Dove vado? Avanti. Ah, poi ragazze, gli ho fatto prendere il petto di pollo. Buonissimo. Lo faccio. Poi, perché faccio io. Poi. Pollo, questo qua, come si chiamano queste? Pollo cosce? Sopra cosce e cosce. Se li facciamo al forno con le patate. Ah, poi un altro yogurt greco, sempre per mio figlio. Ah, bravo. Preso la pancetta. Buona. Poi, perché piate una cioccolata in una maniera? È perché... Io non lo so, Cristian, perché è così. Perché mi andava... Vuoi far guadagnare un po' a tutti. Bravo. Ok, poi ha preso lo zafferano. Brava. Quanto costa lo zafferano? Quanto costa lo zafferano? Poi, parmigiano reggiano. Che hai detto? No, niente. Poi lo scontrino. Lo scontrino. Ma quando gliene hai presi di pesto a tuo padre? Pigliali, pigliali. Vabbè, un'altra confezione di pesto per mio figlio. Quando leggo questi 5 mi viene l'ansia. Cazzo, nato yogurt greco per sempre per mio figlio, sono tre. Della Müller, ragazzi, questi sono buonissimi. Questi
Che fai, la faccio al forno domani? Ah, facciamo con questa? Non è troppo piccola. E che vuoi mettere? I cannelloni? Che ne so, tipo i mezze maniche. E che sono? No, cioè, le mezze ragazzi, maniche ragazzi, tipo questo picco, tipo le mezze maniche. Ecco qua. No, mi sono confuso. Non è più lungo, come si chiamano? Maniconi. E gli spaghetti. Sempre, devo fare un'altra busta e gitta. Vai Cristian. Dai, mamma mi pare. Prendi quella grossa. Metti là, grazie. Bravo. Allora. Poi? Vado, Vai. Poi ha preso un pacco di yogurt, questi qua della yogurt. Kin. Yogurt, da me il plump che ha già detto yogurt, è mesciuto yogurt. I plump che questi qua allo yogurt. Francesco lo voleva. Perché mio. No, di lì! Perché mio figlio ha detto, papà, mi copri qualcosa di originale. L'originale è bello! Ragazzi, i Lazzaroni biscotti per me. Avete contato? Ci avete preso il block note se ricordate la roba per me? Lo sciocco. Poi ragazze, pan bauletto, due pacchi. Bravo Cristiano, questi sono quella a grano duro. Questi scommetto che sono per tuo padre perché mio suocero sulla Barilla. Spaghetti. Sì. Poi. Un lime per Francesco perché come sapete si sa fare i cocktail. Poi un altro pacco di pasta, sempre le mezze maniche, ma fa fritte però per mezze maniche. Allora, poi un altro pacco, sendami un'altra busta di latte. Perché ci sono tutte queste banane? Perché uno è per papà. Lo sapevo. Va bene. Due confezioni di banane, uno per mio socio e uno per noi, decidi quale c'è la tua parte. Che si mettiamo qua. Ah, e poi la provola per... Ma va bene questa? Sì, sì. Scritto provola affumicata, però va bene. Sembra più una scamorza. Tanto la metto solo in mezzo, perché sennò non è poco per mettere sopra, in mezzo. Vabbè, date le affettine. Che c'entra? Pure date le affettine è la stessa cosa. Va bene, va bene. Vabbè, mo vediamo, tanto dobbiamo vedere quanto grande è il ruoto. Ruoto. Vai. Poi, caffè della Selex. Allora, ho preso questo perché è buono, 30, però poi ho preso anche il Kimbo, perché sennò che... Ah, abbiamo pure il Kimbo, brava, mo. Poi, olio per friggere, ma non l'ho mai messo questa cosa, questo è ottimo, Cristian, friggimi. Friggimi, Cristian. È giusta la friggessa, questa. Inserite. Che droga useranno questi due che sono così allegri dopo la spesa? Poi i batterini, sembra la Selex. Una brava ragazza. Poi la farina, sembra la Selex. Allora dovete sapere che Cristian ci piace di far guadagnare un po' a tutti. Va bene, ha ragione. È una busta, ragazzi, è andata. E se ne è una busta, è una valigia. Cioè, è un trolley. Poi vai avanti. Vai avanti. Cioè, loro si stanno proprio dicendo. Oh. Oddio. Oh, ah, ma come sta facendo il prossimo? Ma ce la faccio. Perché se l'hai offerto? Non lo so perché. Cioè, ma troppo strano che l'hai comprato. È troppo strano, dopo devo vedere scusate, oddio mia moglie, ma che appena sti risalendo natura, ma non si chiude, vai avanti, vai, mannaggia il sabato, perché non ci fanno lavorare te, guardate qua, no, lavoriamo, sì. E i migliori di domani. Non mi accattava. Aspettate, mi fa male la faccia. Oddio, gli addominali. Vabbè, tanto ci dobbiamo fermare perché sta finendo il tempo, Oddio, oddio. Abbiate pietà di lei. Sta facendo la Macarena. Aspetta, mi fa male la faccia.
Vai, Francesco, esci dal bagno, mamma c'ha mal di pancia. Ma mica perché devo andare al bagno. Scusate ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Oddio. Mentre lei si ricompone. Oddio. Si è ripresa? Ragazzi, si è ripresa mia moglie. Mi si è collato tutto il make up qua. Make-up. Vai avanti. Vai avanti. Gente da fare. Poi abbiamo preso. Vabbè. Ho preso. Oddio. Basta. Ho preso i fagioli. I fagioli borlotti, quelli scuri, sì. Ah, poi ragazzi, pomodori gialli, bravo che erano finiti, perché questi non te lo... Ah no, li avevi scritto tu sulla lista. E poi ragazze, salsa mutti. È l'unica pomodoro che oggi non era in offerta. Ma per non sentirla, ho preso questo. A me piace solo questo, che già fate, che dici? Vai, avanti. Ragazzi, un'altra busta in là. Vai. Oddio, che pesante. Ultima, ragazzi, ma non per importanza, eh. Allora, andiamo avanti. Ha preso arista a fette di suino. Buona questa qua, amore. Buona, bravo, metti di là perché questa va nel freezer. Poi, piace pure il ringo a mio figlio. Mostra proprio viziano all'ennesima potenza. Poi, ragazzi, la cacca igienica. Questa qua. Oh, chilometrica. Chilometrica. Che praticamente andiamo in bagno qui. Oddio. E ci... Ah, ecco qua, poi ha preso il Kimbo intenso. Questo qua non l'abbiamo mai provato. E perciò l'ho preso. Questo sarà forte. Forte. Poi, aspettate. Ah, poi mi ha preso lo shampoo. Spostiamo. Ti piace questo? Sì, l'ho usato anche questo. Oh. Non ti ricordi? Era questo 50%. Qua. Ah, ecco. Vabbè, questo qui. Questo è buono, ragazze, specialmente per chi ha i capelli grassi. Vabbè, hai preso quello là per capelli grassi, bravo. L'ha preso. Facciamo vedere, eh. Così, almeno, sembra. Siamo spostati, se no non metti a fuoco. Ok, vedi? Bravo, Cristian. Poi? Oddio mio. Ho preso un'altra confezione, questa qua di lenticchie, quella grande. Poi? Ah, a me mi sono scordata, ma ho visto questo di farti via la senape. Va bene, check up. L'ho detto apposta. Mamma mia, professor. E poi, ragazze, infine i miei rotoli. Questi qua per la cucina. E niente, ragazze, questa è tutta la spesa che Cristian ha fatto. Voto 9 e mezzo. Perché capiate una cosa che sono troppo forte. Allora, facciamo una cosa. Dato che ci sono... dei saluti da fare, sì. Perché ci stanno già scrivendo e... noi non interrompiamo il video qui, ci vediamo stasera quando avremo preso tutta la lista. Ok, quando abbiamo risposto e faremo i saluti, così almeno facciamo, speriamo di non dimenticarci nessuno. Facendo in questo modo può darsi che mi ricordo meglio. Il video non finisce qui, tra l'altro ci vediamo direttamente stasera. Che per voi sarà ovviamente un secondo. Ciao. Ti ho pregato! Stavo ballando la musichetta, non si può mettere. Vabbè, 2 secondi non succede niente. Allora, ragazzi. Eccoci qua, scusate la mia misma, mi sono messa bene, sono struccata, tutto a posto, pigiamino, così dopo sul divanino, ci ho fatto pure rima, va bene. Veniamo ai saluti, ragazzuole. Sì, inizia prima tu, via. Perché devo iniziare prima io? Così. Ok. Ce ne abbiamo 5. Olè! Olè! Allora, salutiamo Stefania Uguccioni! Ciao Stefania, un bacio grosso! Poi io, Mary Cioffi 87! Olè! Un bacione anche a te, Mary! Poi salutiamo Concetta Giustino! Giustino! Giusto! Un bacione forte, però non abbiamo fatto... Olè! Poi ce la siamo dimenticate già un paio di volte. Perdonaci. Chiediamo bene. Simona Tonazzo! Ciao, che poi Simona. Ci segue dai tempi, veramente, di quando eri ancora nella culla di YouTube. Nella culla di YouTube, oddio mio. Questo riesci a capire. Madonna mia, allora, no, hai scritto tu? Allora, vai! Era una tattica per farlo io, certo. Per leggerlo io, perché ci tengo, carissime amiche, ci tengo.
Allora, Maria Rosa Liberi, Oliveri. Bacione Maria Rosa, è un bacione a tutti quelli che ci seguono e che vogliono bene, pure quelli che non ci vogliono bene, non fa niente. A tutto quanto. Tutti, tutti. Niente ragazzi, speriamo che questo svuota la spesa con questi saluti vi sia piaciuto. Vi auguriamo un bacione, vi auguriamo anche una buona. Vi auguriamo un bacione. Vi auguriamo una buona domenica. Domenica. Sì, ma lo fai fa a me, ok? Ah, perché oggi è sabato. Domani è Pasqua. Sta grippando è Pasqua? È Natale. Niente, ragazzi, quindi spolliciate un pollice in su, se vi va iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, lo scriverò sempre qua, e noi ci vedremo sempre in breve con un nuovo video. Un bacio, grosso, grosso, grosso. Ciao!